Inutile negarlo. Star Wars Episodio V, il risveglio della forza è l'evento cinematografico dell'anno e, probabilmente, del decennio. Il nuovo capitolo della saga fantasy creata da George Lucas nel lontano 1977 arriverà nelle sale di tutto il mondo il 18 dicembre e in Italia, eccezionalmente, 2 giorni prima, ovvero il 16. Mentre l'attesa sale spasmodica, arriva però una nota dolente, in una dichiarazione amarissima rilasciata dallo stesso Lucas a CBS. Il demiurgo dell'universo di Guerre Stellari, dopo aver ceduto la sua Lucasfilm a Disney nel 2012 per dare vita a nuovo franchise, è uscito definitivamente dai giochi. George farà da supervisore ai nuovi episodi, aveva promesso la casa di Topolino all'indomani della clamorosa fusione. Come il regista ha spiegato, però, tutte le idee da lui proposte sarebbero state scartate dalla produzione e dal regista Lunga e Lunga, Abrams. All'epoca, diedero un'occhiata alle mie storie e poi mi dissero: vogliamo fare altro, qualcosa che sia per i fan. Ciò che il pubblico, però, non ha realizzato è che Star Wars è effettivamente una soap opera. Parla di problemi familiari, non di astronavi. In Disney hanno deciso che non volevano utilizzare quelle storie. Hanno deciso che avrebbero fatto qualcosa di loro. A quel punto mi sono rassegnato. In fondo a loro non interessava coinvolgermi più di tanto. Non ho più alcun controllo. Paradossalmente, Lucas sarebbe quindi stato estromesso dalla creatura cui lui stesso ha dato vita 38 anni fa. I rapporti con Disney sarebbero praticamente interrotti, come lui ha continuato. Quando ti lasci con qualcuno. La prima regola è basta telefonate. La seconda è non passare vicino a casa sua per controllare i suoi movimenti. La terza regola è che quando entri nel suo bar e per caso lo incontri, non devi promettergli che raderai al suolo quel luogo. Devi solo dirgli: è finita. Ormai è storia antica. Il risveglio della forza è già record al botteghino prima ancora dell'uscita. Intanto, il risveglio della forza ha già portato a casa un record. 50 milioni di dollari di incasso al box office nelle prevendite. Un risultato incredibile per un film non ancora uscito in sala, che batte il precedente miglior risultato, quello di Il Cavaliere Oscuro e il Ritorno, addirittura raddoppiandolo, allora, si parlò di 25 milioni. Disney ha comunque preferito mettere le mani avanti sul possibile incasso del film nel primo weekend. A differenza di un mercato come quello italiano, dove la stagione natalizia è quella che registra la maggiore affluenza di pubblico in sala, da qui il fenomeno dei cinepanettoni, il botteghino USA ha fortuna soprattutto in estate. Ecco perché i produttori non credono di uguagliare il risultato eclatante del weekend d'apertura di Jurassic World 208 milioni di dollari, come ha dichiarato il presidente degli studios Disney Alan Horn. È normale che la gente non veda l'ora di vederlo e che lo compari con una release estiva, ma i film di dicembre raramente hanno gli stessi schemi di un blockbuster estivo. In dicembre è raro vedere un grande debutto. Le persone sono in giro a fare shopping natalizio, viaggiano, e sanno che in qualche giorno anche i loro figli saranno in vacanza e andranno a vedere film tutti insieme. Chi se ne frega?